Sabato 27 e domenica 28 febbraio si è disputata sulle nevi del Monte Bondone la seconda edizione del Gran Fondo di sci nordico, la Viotte Monte Bondone Ski Marathon. A sorpresa a vincere in tecnica classica è stato il predazzano del Team Futura Mauro Brigadoi, il quale ha bissato come team il successo della prima edizione, dove a primeggiare, ancora in volata, era stato Nicola Morandini. Il portacolori del team Lavisano si è preso il lusso di lasciarsi alle spalle un lotto di concorrenti di primo ordine: Luca Orlandi, Bruno De Bertolis e l'olimpionico Giorgio Di Centa, battuti allo sprint dopo i 30 km del percorso allestito su tracciati del centrofondo delle Viote. E non solo, perché anche in campo femminile, benché scontata, la vittoria è andata ancora alla società capitanata da Bernardo Trabalzini, con l'ucraina Valentina Shevchenko del Team Ski Classic. Nella gara light sui 15 km, distanza scelta anche dall'altro campione olimpico in gara, ovvero Christian Zorzi, che a differenza di Dicenta ha abbandonato l'attività da qualche anno, ha primeggiato Marino Vanzo del Team Futura ed in campo femminile ha visto trionfare Giulia Gosetti dello Sci Club Fiavé. In categoria Master Tour, solo per la gara in tecnica classica che era inserita nel calendario, la vittoria assoluta è andata a Bruno De Bertolis, vincitore anche in categoria Uomini 1. Nelle altre, successi per Paolo Zampieri tra gli Uomini 2, Marco Crestani tra gli Uomini 3, per Roberto Somavilla tra gli Uomini 4 e Silvano Berlanda tra gli Uomini 5. Tra le donne, vittoria per Joël Compagnoni dello Sci Club Alta Valtellina. Nella prova skating di domenica 28 febbraio è stato Giorgio Di Centa ad imporsi, festeggiando così il decennale della sua medaglia d'oro olimpica nella 50 km di Torino 2006 sull'Alpe di Trento. Insomma, non è mai facile, però è una grande soddisfazione. Oggi erano condizioni veramente difficili e hanno fatto bene a fare un solo giro da 11 km e io ho approfittato, avevo buoni materiali, buone sensazioni e ho visto che da subito potevo fare la differenza e ho tirato tutta la gara, anche se avevo ampio margine, perché volevo veramente fare un ottimo allenamento anche in vista poi fra qualche settimana dei campionati italiani che faremo sempre qua alle Viotte del Monte Bondone. Comunque veramente un plauso a chi ha organizzato, perché in condizioni così estreme avevamo la pista veramente perfetta e veramente bravi, e merito di essere valorizzato questo comprensorio. Il carabiniere friulano di Paluzza ha infatti chiuso la sua prova su un tracciato faticoso, seppur breve per la neve fresca, davanti al fiammese del Team Futura Loris Frasnelli, che ha avuto la meglio allo sprint sul comasco del Centro Sportivo Esercito Simone Paredi. In campo femminile, dopo la vittoria nella prima tappa tecnica classica, l'ucraina del Team Futura Valentina Shevchenko si è ripetuta anche nella sfida skating, chiudendo la sua prova davanti a Joël Compagnoni e Giulia Gosetti.